Buonasera, io non vi parlerò di decrescita questa sera. Se qualcuno ha qualche curiosità poi farà delle domande, io cercherò di rispondermi. Già prima qualcuno mi ha fatto delle domande, quindi se vi resta qualche curiosità non avrete che provare a esprimerla e io cercherò di soddisfare questa vostra curiosità. Dico perché non vi parlo della decrescita? Perché ne ho parlato già diverse volte e quello che mi interessava questa sera è vedere insieme a voi come la decrescita ci consente di analizzare la crisi che stiamo vivendo e di come ci consente di dare delle risposte dal punto di vista della politica economica, industriale e occupazionale. Allora, da questo punto di vista noi abbiamo, come Movimento per la Decrescita Felice, elaborato un documento che sottoponiamo, abbiamo pubblicato sul nostro sito, ne abbiamo parlato con alcuni giornalisti e così via, sottoponiamo all'opinione pubblica e a tutti coloro che si presentano alle elezioni. Di fatto, diciamo, l'interesse nei confronti della nostra proposta fino adesso è stato manifestato esclusivamente dal Movimento 5 Stelle, per questo siamo qua. Non stiamo facendo una campagna elettorale in favore dei 5 Stelle, perché il nostro movimento è un movimento che nello statuto ha scritto che non si presenta alle elezioni e che si limita a dare dei contenuti per chi va nelle istituzioni. Allora, fatta questa precisazione, cerchiamo di capire nella nostra analisi come si può spiegare la crisi che stiamo vivendo. Perché voi sentite che tutti quanti dicono che bisogna, per uscire dalla crisi, rilanciare la crescita e creare occupazione. Noi diciamo che la crescita non crea occupazione, e poi cerchiamo anche di capire perché, e che la crescita non può essere la soluzione della crisi, perché la crescita è la causa della crisi che stiamo vivendo. Perché diciamo che è la causa della crisi che stiamo vivendo? Perché, ve lo dico in poche parole, se l'obiettivo dell'economia è far crescere il prodotto interno lordo, cioè la produzione di merci, le aziende devono investire in tecnologie sempre più perfezionate che consentono nell'unità di tempo a sempre meno persone di produrre sempre più cose. È quello che chiamano la produttività, il rapporto tra la produzione e l'unità di tempo. Poi, io so, per molti anni ho lavorato in una delle mie vite passate a Alpignano c'era la Philips, ma voi sapete. Ogni anno, che io sono stato lì 12 anni, ogni anno aumentava il numero delle lampade prodotte alla Philips, ogni anno diminuiva il numero degli addetti alla Philips. Perché? Perché venivano messi dei macchinari sempre più perfezionati per aumentare la produzione e per abbassare i costi. L'obiettivo era la crescita, cioè la Philips dava in questa maniera il suo contributo alla crescita dell'economia, come tante altre aziende che voi conoscete. Ma se un macchinario mi consente di produrre di più nell'unità di tempo, non so, in un'ora, in un giorno, quello che volete, con meno persone, che cosa fa questo macchinario? Contribuisce ad accrescere l'offerta di merci e a diminuire la domanda di merci, perché se ci sono meno persone che lavorano, ci sono meno persone che prendono un salario e quindi meno persone che possono comprare. Allora, la crescita comporta contestualmente un aumento progressivo dell'offerta di merci e una diminuzione della domanda di merci. Poi vedremo anche i numeri assoluti cosa significa questo fatto. Ma devo abbassare il volume? Allora, se crea un aumento dell'offerta e una diminuzione della domanda, si crea uno squilibrio. Come si è cercato di far fronte a questo squilibrio, di recuperare questo squilibrio? In un modo molto semplice, aumentando i debiti. Il discorso del debito è un discorso che non nasce adesso, è un discorso che nasce, diciamo, dal momento del boom economico, quello che noi viviamo. C'è tutta una storia lunga da analizzare, da vedere, ma se vi ricordate, l'incentivo, quelli più anziani di voi, l'incentivo a comprare tutti gli elettrodomestici, a comprare le automobili, a comprare tutti i televisori, eccetera, veniva fatto invitando le persone a comprare, facendo delle cambiali, firmando delle cambiali, le rate. Io ho visto
vivo in provincia di Asti. In provincia di Asti la Cassa di Risparmio ha una linea di credito al consumo che si chiama l'erbavoglio. No? Mia mamma mi insegnava che l'erbavoglio non cresce nemmeno nel giardino del Papa. No? Mia mamma era a Roma, quindi c'era il Papa. Vabbè, qual è il messaggio che viene? Non te lo puoi permettere, ma non importa, debbiamo noi i soldi, indebitati e poi ci puoi comprare. La somma dei debiti che si sono accumulati in questo periodo di tempo è arrivata a un punto tale che è mediamente in tutti i paesi industriali avanzati il 200% del prodotto interno lordo. Cioè sempre sommando i debiti pubblici con i debiti privati, eh? I debiti privati che sono delle famiglie e delle aziende, delle imprese. Grosso modo è il 200%, cioè, per capire se noi tutti in Italia lavorassimo per un anno, paradossalmente, senza mangiare, senza andare in automobile, senza comprare vestiti, senza consumare niente, produrremmo una quantità di merci che può pagare la metà del debito che abbiamo accumulato. Cioè questo è l'ordine di grandezza. Di fronte a questo debito, cosa si è cercato di fare? Da una parte si è cercato di ridurre il debito. E visto che c'era questo obiettivo di ridurre il debito, si è cercato anche di fare in maniera che questa riduzione pesasse soprattutto sulle spalle dei ceti meno abbienti. Cioè quello che Luciano Gallino, che è un sociologo molto importante di Torino, una persona di più di 80 anni, è uno dei più importanti sociologi del lavoro che vivono in Italia, chiama la lotta di classe dei ricchi contro i poveri. Cioè questo è stato l'aumento delle tasse, sempre sulla casa si va a finire, no? Su queste cose qui, no? Magari persone fanno dei sacrifici per avere la casa e poi vengono tassati in maniera, diciamo, non accettabile, della gente che non riesce a pagare le tasse che dice. Tagliando i servizi sociali, l'altra soluzione, perché in questa maniera lo Stato spende di meno. Ma questa politica di abbassare il debito comporta che cosa? Che si diminuisce la domanda. Perché se lo Stato spende di meno, se le famiglie spendono di meno perché pagano più tasse, si può comprare di meno. Se si compra di meno, diminuisce la domanda e si aggrava la crisi. Per cui qualcuno dice, no, guardate che questa è la strada sbagliata. Se vogliamo superare la crisi, dobbiamo fare in maniera di aumentare la domanda. E c'è stato forse un mese fa, un grande sciopero europeo contro l'austerità. Per dire, dobbiamo aumentare i redditi più bassi, perché se aumentano i redditi più bassi aumenta la domanda e quindi si può rilanciare l'economia. Però noi abbiamo visto che prima che la domanda è in gran parte costituita da debito. Per cui se si fa una politica per ridurre il debito, si deprime la domanda e si aggrava la crisi. Se si fa una politica per rilanciare la crescita, siccome la domanda è in gran parte sostituita dal debito, aumenta i debiti. O una cosa o l'altra. Voi pensate che c'è stata un consigliere economico, gli economisti sono una categoria molto speciale, dell'ex presidente Sarkozy, no? si chiama Alain Menck, che ha detto dobbiamo per uscire dalla crisi premere contemporaneamente sul pedale del freno e sul pedale dell'acceleratore. Voi andate in macchina e provate, cosa succede? Cioè, il freno sarebbe la riduzione del debito, l'acceleratore sarebbe il rilancio della domanda. Se voi andate in macchina e premete il freno e l'acceleratore, consumate benzina, inquinate, rischiate di bruciare il motore, di bruciare i freni e state fermi. Forse varrebbe la pena non fare niente e tenere il motore spento, no? Da questo punto di vista. Ecco, non riescono a venirne fuori. Cioè, le misure di politica economica che sono state adottate per superare le crisi precedenti non sono in grado di farci uscire da questa situazione. E difatti ci dicono che la crisi nel 2010 si sarebbe risolta nel 2011, nel 2011 dicono no, nel 2012, poi dicono no, nel 2013, adesso siamo nel 2014. La cancelliera Merkel, che è una persona ottimista, ha detto ci vorranno 5 anni per uscire dalla crisi, forse è la più realistica di tutti. Allora, come se ne viene fuori?
Cioè la causa della crisi è la crescita. La crescita non può essere la soluzione della crisi. Noi diciamo che per uscire da questa situazione bisogna trovare del denaro per fare gli investimenti senza aumentare i debiti. Che mi sembra una cosa abbastanza ovvia, dice, ma come si fa? L'unica maniera per trovare il denaro necessario a fare gli investimenti senza aumentare i debiti è ridurre gli sprechi. Ma non gli sprechi della revisione della spesa, no? Quella che chiamano la spending review. Perché la riduzione della spesa, la spending review, cosa fa? Fa diminuire la domanda. Se diminuisce la domanda, si aggrava la crisi, abbiamo detto. Perché gli economisti non riescono a uscire fuori dall'idea che l'economia è qualcosa che riguarda la legge della domanda e dell'offerta, l'andamento dei titoli in borsa, lo spread, tutte queste cose qua, no? Ma non è così, perché ogni volta che si fa qualche cosa, qualsiasi attività umana, questa attività prende delle risorse dalla natura, emette delle sostanze inquinanti e alla fine questi oggetti che sono stati prodotti utilizzando le risorse della natura diventano dei rifiuti. Cioè noi siamo arrivati nella logica della crescita, in questa follia, che il progresso si misura con la riduzione del tempo in cui delle risorse della terra transitano nello stato di merci prima di diventare rifiuti. Cioè questo è il processo, che siamo più breve il tempo che sono merci, più rapidi sono i processi di sostituzione, maggiore la quantità di rifiuti che si accumula, maggiore è il progresso nella nostra concezione. Allora, ridurre gli sprechi significa andare a ridurre gli sprechi delle risorse della terra, non ridurre lo spreco del denaro semplicemente. Come si fa a ridurre gli sprechi delle risorse della terra? Si fa sviluppando delle tecnologie che non hanno più l'obiettivo di aumentare la produttività, quel discorso che abbiamo fatto all'inizio, ma hanno l'obiettivo di ridurre per ogni unità di prodotto o per ogni servizio che viene fornito tre cose: il consumo di risorse, il consumo di energia e la quantità degli oggetti che si portano allo smaltimento. C'è spazio per fare queste cose? Prendiamo dei numeri. Le case, per il solo riscaldamento invernale, in 4 mesi, in 5 mesi, consumano tanta energia quanta ne consumano tutte le automobili e tutti i camion nel corso di un anno. Che le automobili e i camion consumino energia lo percepiamo. Che le case ne consumino così tanta lo percepiamo di meno. Bene. Ma come la consumiamo questa energia nelle case? Altre cifre. Mediamente in Italia, per riscaldare gli edifici si consumano 20 litri di gasolio o 20 metri cubi di metano al metro quadrato all'anno. Ma negli edifici pubblici questa cifra è superiore. In Germania, nella provincia di Bolzano, in Italia, da diverso tempo non danno la licenza di abitabilità a degli edifici che consumano più di 7 litri. Un terzo di quello che consumano le case italiane, 20 litri, più di 20 litri. Ma le case che consumano 7 litri sono le case peggiori. Le case migliori consumano 1,5 litri al metro quadrato all'anno, confronto dei 20 nostri. Queste sono le proporzioni. Quindi, la gran parte dell'energia che noi mettiamo nelle case è spreco. Se ci fosse una politica economica e industriale che abbia come centro la riduzione degli sprechi delle case, che cosa succederebbe? Che se le nostre case facessero scendere i loro consumi da 20 a 7 litri, noi dovremmo comprare meno gas e meno petrolio dall'estero. Se compriamo meno gas e meno petrolio, risparmiamo dei soldi. Se risparmiamo dei soldi, questi soldi dobbiamo spenderli per pagare i salari e gli stipendi delle persone che lavorano per fare in modo che le nostre case consumino di meno. Invece di pagare energia che si spreca e che inquina, si paga della gente che lavora per non sprecare energia. Cioè, questo è lo spreco che va tolto. Cioè, toglierci dalla testa che i problemi economici non abbiano un impatto ambientale. Ce l'hanno in continuazione,
solo gli economisti non sono d'accordo con me, c'è questa cosa qua. Allora, se si fa una politica di questo genere, che cosa succede? Proviamo a ragionare. Perché tante volte mi sono sentito dire la decrescita, tornare indietro al passato, miserie, stenti e stupidaggini di questo genere qua. Io dico, ma per fare una casa che consuma 7 litri o 5 litri, ci vuole più o meno tecnologia di quello che ci vuole per fare una casa che consuma 20 litri? Ci vuole di più. Bisogna fare dei vetri che non disperdono calore, sono dei vetri doppi che hanno dentro nell'intercapedine un gas raro, largano il Krypton. Bisogna fare i cappotti alle pareti, bisogna fare impianti di riscaldamento pavimento a bassa temperatura, bisogna mettere pannelli fotovoltaici, bisogna mettere pannelli termici, pompe di calore, ci sono tutta una serie di cose che si devono fare. Cioè, la decrescita richiede più tecnologia e non meno tecnologia. E la tecnologia che richiede la decrescita è una tecnologia finalizzata a ridurre gli sprechi, non ad aumentare la produttività, cioè a tagliare posti di lavoro per produrre sempre di più. Primo elemento. Quindi è un progresso, è un andare avanti in una direzione giusta. La diminuzione del consumo delle case che si può ottenere rappresenta un miglioramento. Cioè noi non vogliamo, poi questo lo anticipo per chi mi chiederà qualcosa sulla decrescita, non diciamo che meno è meglio, perché non è vero. A volte meno non è meglio. Noi vogliamo il meno quando è meglio. E nella logica della crescita si prende il più anche quando è peggio. Noi non vogliamo il più quando è peggio. Cioè vogliamo introdurre elementi di valutazione qualitativa nel fare umano. Mentre il PIL, la crescita, è un criterio di valutazione soltanto quantitativa. Secondo il PIL, più è sempre meglio. Non è vero. Una casa che consuma 20 litri fa crescere il PIL di più di una casa che ne consuma 7, ma quel più, quei 13 litri, sono uno spreco che va a aumentare l'effetto serra, che fa a aumentare la concentrazione di anidride carbonica nell'atmosfera. È un più che è peggio. Una casa che consuma di meno è una casa dove non si sta anche meglio dentro, Non mi sto a spiegare per quale ragione si sta meglio anche dentro, ma comunque, no, se qualcuno lo vuole sapere, glielo dico poi. Ma è comunque una casa che manda meno anidride carbonica nell'atmosfera. È un miglioramento. Primo elemento importante. Secondo elemento importante, l'occupazione che si crea riducendo gli sprechi è un'occupazione che si paga da sé. Perché se io ho una casa che consuma 20 e faccio un investimento, spendo dei soldi, poi vi dico anche che questi soldi li può spendere non il padrone di casa, e spendo dei soldi, però da quando ho fatto la ristrutturazione il mio costo di gestione annuale diminuisce. E ammettendo che io abbia speso 100 per fare la ristrutturazione, se questo 100 mi consente di consumare 20 di meno, in 5 anni il risparmio sui costi di gestione ammortizza il costo dell'investimento. Cioè è una situazione in cui chi paga è la riduzione dell'impatto ambientale, non pagano le persone. Terzo elemento, si crea un'occupazione utile. Anche qui stiamo introducendo un elemento di valutazione qualitativa nel fare umano. Perché quando sento dire dobbiamo creare occupazione, io dico che è un concetto sbagliato. Perché se fosse un valore creare occupazione, noi dovremmo essere contenti ogni volta che vediamo un bambino, che so, afghano, senza gambe perché è saltato su una mina. Perché questa cazzo di mina qualcuno avrà anche prodotta, no? Qualcuno avrà lavorato, qualche occupato ci sarà stato. A me di questa occupazione non me ne importa niente. Mi interessa creare occupazione utile. Voi sapete qual è stata la causa di questa occasionale di questa crisi? È stata la crisi dei mutui americani, lo ricordate? I mutui subprime, che tutti hanno detto è colpa della finanza. La finanza non è che è fatta da stinchi di santo, ci mancherebbe altro, però c'è una casa più profonda. La domanda è questa: per quale motivo le banche americane prestavano dei soldi per comprare casa a persone, a clienti, che loro classificavano nella categoria di subprime, cioè di quelli che non erano affidabili, che erano falliti, che non avevano pagato delle cambiali,
che erano stati protestati, eccetera, perché gli prestavano i soldi? Perché dovevano tenere alta la domanda di casa, perché altrimenti l'industria dell'edilizia sarebbe andata in crisi. Cioè sarebbe stata tanta offerta e non ci sarebbe stata la domanda. Per questo prestavano i soldi ai clienti subprime. Poi, sapendo bene le cose come stavano, si rivendevano questi diciamo, titoli di credito a dei risparmiatori, dicendo che era un bel investimento investire in quei soldi. Così quando questi hanno smesso di pagare e le banche gli hanno pignorato la casa, cosa è successo? Che mentre quando le banche prestavano i soldi, il prezzo della casa erano alti e i mutui sono stati dati sui prezzi alti delle case. Nel momento in cui le banche cominciano a vendere sul mercato le case pignorate, aumentano l'offerta e si abbassano i prezzi. Per cui chi aveva fatto un investimento sul valore della casa prima della crisi si è trovato poi che questo investimento era sul valore della casa dopo la crisi, cioè molto di meno di quello che ci aveva messo, ma le banche si erano, alcune sono fallite, le altre si erano messe da parte in questa situazione. Cioè la crisi è partita per questo motivo qui, no? In Spagna la crisi è il fatto che esistono 2,5 milioni di abitazioni vuote, in Irlanda lo stesso, pare che anche in Italia sia la stessa cosa. Pare. Ma allora ha senso mettersi a costruire delle case nuove, occupare del territorio, fare queste cose qua, quando nessuno le compra? Sapete quanti sono i fallimenti all'interno delle aziende dell'edilizia? Cioè bisogna essere proprio ottusi. Cioè l'unica maniera di far lavorare il settore dell'edilizia non è costruire nuove case, che significa andare a rovinare terreni agricoli, perché nessuno le compra, ma è ristrutturare le case esistenti. Cioè l'occupazione che si crea a ristrutturare le case è un'occupazione utile, non è l'occupazione delle armi, non è neanche l'occupazione fittizia di creare delle altre case. Sapete chi è che, grosso modo, se le compra oggi le case? Chi deve riciclare dei soldi sporchi? Non ci sono mica altre situazioni. Beh, allora, ha questi vantaggi che vi ho riassunto, no? È un lavoro utile, che si paga da sé, che richiede tecnologie più avanzate, che crea occupazione. Ma alla fine, se le nostre case consumano di meno, il PIL cosa fa? Diminuisce. Allora, ma ci sono mille cose che si possono fare, eh? Il cibo, pensate. Il 2% del PIL è cibo che si butta. Cibo che si butta non mi risulta che serve a niente. No, crea un problema, va a aumentare i rifiuti. La parte putrescibile dei rifiuti è quella più difficile da gestire. Se noi tornassimo ad essere saggi, come erano i nostri genitori, i nostri nonni, io mi ricordo che mia mamma, noi eravamo 4 bambini, ci diceva di metterci nel piatto meno di quello che avevamo voglia di mangiare. Meno. Cioè, se poi hai voglia ancora, te ne prendi ancora un po'. Ma quello che non voleva è che ne mettessimo di più e poi lo sprecassimo questo cibo. No? E ricordo, ce l'abbiamo tutti quanti, noi 4 fratelli, messo qui in mezzo alla testa, che se qualcuno faceva questa cosa di mettersi e non mangiava, mia madre ci diceva occhi più grandi della bocca. Se noi tornassimo a essere saggi e non buttare cibo, il nostro PIL diminuirebbe il 2%. Cosa succederebbe alle coronarie del presidente Napolitano, del presidente Monti, dell'ex presidente Berlusconi? Gli viene un coccolone a tutti, perché se l'obiettivo loro è far crescere il PIL, nel momento in cui il PIL diminuisse perché noi non buttiamo più cibo, sarebbe l'opposto di quello che vogliono ottenere. Allora, la decrescita è la diminuzione di merci che non hanno nessuna utilità. È una diminuzione selettiva. E quante volte mi dicono le persone, noi siamo in decrescita? Dico, no, guarda, noi non siamo in decrescita, siamo in recessione. Dice, ma non è la stessa cosa? Nella decrescita il PIL diminuisce, nella recessione il PIL diminuisce, quindi è la stessa cosa. E gli dico sempre, guardate, io lì davanti a me ho 2 persone che non mangiano, voi dite, fanno la stessa cosa, non mangiano tutte e due. In realtà uno non mangia perché non ha da mangiare, l'altro non mangia perché ha deciso di fare una dieta. Fanno la stessa cosa, ma neanche per sogno, perché uno non fa una scelta e sta peggio, l'altro fa una scelta e la fa per stare meglio. Allora, la recessione è la diminuzione del PIL, della produzione indiscriminata. E in una società che ha l'obiettivo della crescita, la riduzione indiscriminata è il contrario dei suoi obiettivi. La decrescita è una riduzione selettiva, guidata del prodotto interno lordo. A noi non ci interessa che diminuisca la spesa della sanità,
ci interessa che diminuiscano gli sprechi, perché introduciamo elementi di valutazione qualitativa. Cioè la decrescita non è mettere il segno meno davanti al PIL, gli altri vogliono mettere il segno più davanti al PIL, perché se fosse questa noi non usciremmo dalla logica quantitativa, o più o meno. Noi vogliamo il meno quando è meglio e non vogliamo il più quando è peggio. Questo è il punto fondamentale. Quindi la decrescita non soltanto non è la recessione, ma è nei paesi industriali avanzati l'unica maniera di superare la recessione, di superare la crisi, di creare occupazione utile senza aumentare i debiti, perché questa occupazione utile viene pagata dalla riduzione degli sprechi. Allora, l'ultima parte del mio ragionamento è questa, ma se questo ha queste caratteristiche, io non ho ancora sentito nessuno che le abbia mai smentite queste cose qua, nessuno. Ci ha provato una volta, qualcuno di voi legge la stampa, io non la leggo mai, ma comunque, la professoressa Tinagli, che mi pare che sia candidata adesso con il professor Monti, sono tutti professori e poi alla fine mi pare che si comportano come se fossero dei scolari somari, ma comunque... La professoressa Tinagli aveva replicato a Guido Ceronetti, che aveva fatto sulla stampa un articolo a favore della decrescita. No? Ceronetti, sì. Che non c'è più. Come non c'è più? Cioè, è ancora vivo? Sì, è ancora vivo, la sicuro. Fanno scriverlo. Lo faccia scrivere. Allora, Ceronetti non soltanto ha scritto questo articolo a favore della decrescita, ma si è anche iscritto al nostro movimento. È un socio del movimento della crescita felice, un socio di Torino, non è? La cosa è buffa perché i soci di Torino, che è il circolo più numeroso in Italia, hanno tutti meno di 30 anni. Bene. E allora Ceronetti, che ne ha 85, ha sballato tutta quanta media. C'è stata questa replica a cui io ho replicato, e il direttore della stampa ha avuto la gentilezza di pubblicare la mia replica alla Tinagli, in cui gli spiegavo queste cose qua che avevo detto a voi, no? E io non ho trovato nessuno che riesce a smentire. Allora, però il problema è fare un altro. Perché se noi della decrescita felice ci limitassimo a fare questo ragionamento, faremo un bel ragionamento, dice, ma poi le cose come cambiano? Chi è che le cambia? Allora dobbiamo anche capire quali sono gli strati sociali che possono essere interessati a una politica economica e industriale come quella che io ho descritto. Perché se riusciamo a trovare degli strati sociali interessati, noi possiamo avere anche un consenso in grado di modificare certe situazioni, altrimenti restano un bel discorso teoricamente ineccepibile, ma che non modifica la realtà. La politica è la modificazione della realtà, non è soltanto fare della teoria. Allora, per capire quali sono le persone, gli strati sociali interessati, dobbiamo capire oggi chi è che vuole la crescita, chi è che comanda nei paesi industriali avanzati. Allora, nei paesi industriali avanzati, in Italia anche, comandano tre categorie di persone. Uno sono i partiti tradizionali, tutti, perché sono tutti per la crescita. La loro cultura è una cultura che risale all'Ottocento e al Novecento. Poi si dividono, perché poi per la destra, diciamo, le parti le deve fare il mercato, per la sinistra dice no, se le fa il mercato le parti, i più forti prendono le fette più grosse della torta, ai più deboli restano le fette più piccole. Deve intervenire lo Stato che con le tasse e con i servizi sociali fa le parti più giuste. Ma al di là di questa differenza, culturalmente sono tutti quanti d'accordo che l'economia deve crescere. Secondo, sono le grandi imprese multinazionali, perché sono loro che realizzano poi, diciamo, le politiche espansive. Terzo, è il complesso politico-militare. Ma nel complesso politico-militare noi ritroviamo che cosa? I primi due. Perché chi è che dà l'ordine di costruire le armi? I politici. Chi è che costruisce le armi? Le grandi aziende multinazionali. Ed è questo. Chi è che vuole costruire il TAV in Val di Susa? Tutti i partiti politici, senza distinzione. Ad Avigliano hanno avuto la faccia tosta di presentarsi insieme, no? Destra e sinistra, senza differenza. Chi è che realizza le grandi opere? Le grandi aziende multinazionali, le quali hanno bisogno di un sacco di energia per fare le grandi opere. Per cui
visto che l'energia sta diminuendo, l'energia fossile, bisogna fare la guerra a tutto il mondo per andare a prendersi l'energia dove c'è. E quindi bisogna dare ordine per le armi e bisogna andare dovunque, no? Ormai le chiamano missioni di pace. Comunque, con le parole aggiustano tutte le cose che vogliono aggiustare. Questo è il blocco di potere. Chi è che costruisce il TAV in Val di Susa? Le grandi aziende multinazionali. Chi è che gli dà l'ordine? I partiti. E questa è la situazione. Questo blocco deve essere... A questo blocco dobbiamo contrapporre qualche altro, un altro blocco sociale. Allora, la motivazione delle grandi opere, se leggete bene, non è risolvere un problema, ma è creare lavoro, occasione di crescita. Cioè, ci sono le interviste di Chiamparino, che Dio lo perdoni nella sua infinita misericordia, che dice che l'obiettivo del TAM è rilanciare la crescita, creare occupazione. Questa è la cosa, no? Allora, vediamo se è vero. Secondo il Ministero dello Sviluppo Economico, il TAV verrà a costare 8 miliardi e 200 milioni. Voi tutti sapete che è una balla, che verrà a costare molto di più, no? Ma noi prendiamo per buono gli 8 miliardi e 200 milioni. E dice che si creeranno 6.000 posti di lavoro, 2.000 diretti nella produzione del TAV e 4.000 indiretti. Si fa una divisione e si vede che per ogni milione investito si creano 0,73 posti di lavoro. Secondo un giornale ambientalista molto importante che si chiama Il Sole 24 Ore, a febbraio c'è stato un articolo in cui si diceva che se si investe 1 milione nelle fonti rinnovabili si creano da 3 a 4 posti di lavoro. Se si investe 1 milione nell'efficienza energetica, le fonti rinnovabili sono una maniera di fornire energia più pulita. L'efficienza energetica sono una maniera di non sprecare energia. Noi siamo, primo, non sprecare energia, poi quella che resta farla con le fonti rinnovabili. Questa è la logica della decrescita. Bene, secondo il giornale Il Sole 24 Ore, se si investe 1 milione nell'efficienza energetica si creano 13 posti di lavoro. Quindi queste sono le proporzioni. 0,87 da 3 a 4 a 13 posti di lavoro. E sapete benissimo che non è 8 miliardi e 200 milioni il costo del TAV, li diamo per buono, uno dice 20, 25 miliardi, quindi pensate un pochino cosa significa dal punto di vista di niente, una miseria. Poi noi abbiamo qui, io mi vergogno a dire certe cose, perché quando si spendono i soldi in questo modo qua e ci sono i tetti delle scuole che crollano sulla testa ai ragazzi, io bisogna non avere più il bene dell'intelletto, perché come si fa a fare? C'era una settimana fa sulla stampa l'articolo che le scuole di Torino sono insicure, che crollano i controsoffitti. E tu vai a spendere i soldi in un'opera inutile con la scusa che crea posti di lavoro quando ne crea molti di meno del lavoro fatto per delle cose utili. Cioè, questo è il punto fondamentale. Ma allora chi è che può costruire, chi può mettere a posto gli edifici? Chi può andare a mettere a posto quella scuola, quel condominio, quella fabbrica, quel palazzo comunale? Le grandi aziende multinazionali? Ma siamo dei bilanci talmente grossi che non li vedono nemmeno tutti i lavori. Lo possono fare soltanto le piccole e medie aziende, i professionisti che stanno sul territorio, che conoscono tutte le pieghe del sistema, che sono in grado di intervenire anche con interventi piccoli e mirati per mettere a posto la situazione. Allora, se da una parte ci sono le grandi aziende multinazionali, dall'altra bisogna potenziare le piccole e medie industrie e l'artigianato, che occupano il 98% degli occupati in Italia. Non sono uno scherzo, capite? Allora, questa è dobbiamo fare in maniera che capiscano che lavorare per la riduzione degli sprechi, per la decrescita, è l'unica maniera che posso trovare lavoro. Però nella nostra modestia, noi siamo una piccola associazione, stiamo preparando un tour con 10 sedi provinciali della Confapi. La Confapi è la Confederazione delle Piccole e Medie Industrie, in cui spiegheremo ai piccoli e medi industriali queste cose che vi sto dicendo a voi. E che sia una cosa che cominciano a capire, è testimoniata dal fatto che nel mese di dicembre la rivista ufficiale della Confapi, si chiama Innovare, bene, è uscita con questo titolo: Crescita infinita
o decrescita felice? Punto di domanda. Con Fabio, padronale. È come se sull'osservatore romano fosse uscito il titolo: Dio esiste o no? Punto di domanda. Perché queste sono le questioni. Ma si stanno smuovendo. Martedì io farò una lezione al Confartigianato di Asola Montebelluna Treviso, che è uno dei posti, diciamo, più. E andrò il 7 febbraio a fare un'altra. Martedì prossimo lo farò a giovani artigiani da 25 a 30 anni, mi hanno chiesto di fare queste cose. Dobbiamo smuovere questa situazione. Pensate soltanto cosa significherebbe mettersi a lavorare qui in Val di Susa per mettere a posto tutti gli edifici pubblici, tutte le scuole e tutti i condomini che chiedessero di fare una cosa di questo genere. Quanto lavoro si creerebbe? Allora, piccola e media industria. Secondo, bisogna costruire un soggetto politico diverso dai partiti ottocenteschi e novecenteschi. Diverso. Qualche cosa c'è in giro, eh? Quello che hanno fatto ad Avigliana mi pare che sia una forza politica che si presenta alle elezioni comunali al di fuori dei partiti tradizionali ottocenteschi e novecenteschi e vince le elezioni. Qualche cosa del genere sta avvenendo anche a livello nazionale, eh? Io non voglio in questo momento dire che il Movimento 5 Stelle è l'alternativa ai partiti, no? Perché non è vero, perché la storia non è mai lineare, la storia è sempre un fiume fangoso che porta insieme anche dei detriti, dei pasticci, tutto quello che volete, no? Però in questo momento di passaggio qualcuno comincia a porsi il problema di costituire un soggetto politico diverso dai partiti ottocenteschi e novecenteschi, un soggetto politico che non abbia in testa il chiodo fisso della crescita a tutti i costi, ma che comincia a fare delle votazioni di carattere qualitativo. Bisogna rafforzare la formazione di un nuovo soggetto politico. Sarà un processo lungo, sarà difficile, pieno di contraddizioni, di pasticci, ma quello dobbiamo puntare, perché è necessario da mettere insieme a questi settori della piccola e media industria. Terzo soggetto sono alcuni settori del sindacato. No? Quelli che hanno mantenuto la schiena dritta. Quelli che non hanno accettato che venisse strumentalizzato, diciamo così, la sofferenza della povera gente. Questa è la verità, no? Sindacati, magari non lo sanno neanche, hanno attuato, quando hanno detto l'articolo 18, qual è la motivazione con cui il professor Monti e la professoressa Fornero hanno fatto quello che hanno fatto l'articolo 18? Cosa hanno detto? L'abbiamo fatto perché se gli investitori stranieri si rendono conto che i lavoratori italiani sono meno tutelati, verranno a investire in Italia. Io ripeto che sono somari, non sono professori, perché fino a quando si può fare un investimento in Serbia e gli paghi 300 euro al mese e li fai lavorare 10-12 ore al giorno, fino a quando gli operai italiani non sono in quelle condizioni, non verranno investire qui, non vanno a investire in Serbia, io credo, no? Cioè, è una cosa che se la sognano. Ma non è accettabile che si metta l'obiettivo di raggiungere una crescita economica a scapito della sofferenza delle persone. Noi europei ci dobbiamo vergognare di tutto, perché siamo, noi europei occidentali, gli americani più di noi, ma comunque sono i nostri figli. Perché? Abbiamo fatto dei disastri in tutto il mondo, però abbiamo un principio, almeno ci salva della nostra civiltà. Kant l'ha detto con una parola, una frase, il filosofo Kant, no? Cioè, non trattare mai gli esseri umani come mezzi, considerarli sempre come fine. L'articolo 18 è il contrario di questo, perché il fine è attirare investimenti per far crescere l'economia. E se per ottenere questo fine, cioè delle famiglie che devono soffrire, dei padri che non possono pagare le rate del mutuo o l'affitto o l'alimentazione dei figli, ma chi se ne frega? Gli esseri umani sono i mezzi, il fine è la crescita dell'economia. Allora, ci sono dei settori del sindacato che non hanno accettato questo baratto. Ho detto no, il fine sono gli esseri umani. L'economia è un mezzo di cui gli uomini si servono per vivere meglio, non per vivere peggio. E l'ultimo soggetto è che nel nostro paese ci stanno un sacco di schifezze, ma quanti gruppi di volontariato esistono? Quante realtà di persone che si mettono a servizio della collettività, disinteressatamente? Gruppi scout, associazioni di volontariato che fanno con lavoro con gli handicappati, con le persone svantaggiate, ci sono i gruppi d'acquisto solidale, ne parlava prima Lorenzo, ci sono le banche del tempo e così via, c'è una miriade. È possibile che queste persone che sono più nobili degli altri non contino niente? Allora, se noi riuscissimo a mettere insieme questi quattro soggetti, quelli che si sforzano di fare
costruire una forza politica non ottocentesca, novecentesca, non col chiodo della crescita, ma con una decrescita selettiva. La piccola e media industria, alcuni settori del sindacato e tutto questo mondo del volontariato, forse riusciremo ad aggregare uno strato sociale in grado di contrapporsi a quest'altro. Perché noi dobbiamo far capire che la decrescita, come ve l'ho descritta, non soltanto è una maniera di uscire dalla crisi, ma è anche la maniera di costruire un modo di vivere più desiderabile. E che le persone, se capiscono questo, hanno più slancio per fare cose di questo genere. Ecco, questo è il messaggio che noi abbiamo dato in questo momento di campagna elettorale. Chiediamo a tutti i partiti di confrontarci, se saremo capaci di farlo, lo sappiamo. Faremo un momento di dibattito a livello nazionale in cui, con un certo impatto mediatico, alcune persone che non fanno parte del nostro movimento, perché noi non ci poniamo, noi vogliamo fare il lievito, far crescere la massa, sparire in mezzo alla massa, va bene? Persone che hanno fatto il nostro momento, insieme a noi, ragionano su questo spunto che noi diamo per uscire dalla crisi, aprendo una fase più avanzata della storia dell'umanità e creando nuove forme di socialità, di rapporto tra le persone di buona volontà che ci sono nel nostro paese. Grazie.